Il programma è offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, helicopter service. Medio Più, ben trovati cari telespettatori, nuova puntata come ogni sera con Più Valle TV. Prima però il bollettino agrometeorologico di questo periodo. Il bollettino agrometeorologico di questo periodo del GAL Sebino Bresciano, Valle Camonica, Valle di Scalve riporta alcuni importanti lavori che è bene iniziare a fare da subito nei campi, iniziando dai frutteti, meleti, pereti, ma anche frutteti per piccoli frutti e poi nei vigneti. Si tratta di attività molto importanti che tutti devono conoscere per poter ottenere il massimo risultato dalla propria coltivazione e dalla propria passione. Ecco ora le previsioni del tempo di massima da venerdì 29 gennaio a mercoledì 3 febbraio. Il tempo in questo periodo rimane sostanzialmente invariato. Ci saranno alcune nuvole di passaggio nella giornata di sabato e di domenica, ma torna a splendere il sereno da lunedì, martedì e mercoledì. Per le precipitazioni bisognerà ancora attendere. Voi sapete che c'è il distretto dell'attrattività e il GAL lo cura in modo particolare, e allora ce ne parla Walter Sala. La Regione Lombardia, dopo i sistemi turistici, ha trovato questa soluzione per mettere insieme i territori e gli interessi collettivi, soprattutto delle attività commerciali e turistiche. Qui da noi chi ha fatto da capofila a questa iniziativa, con ovviamente il supporto della comunità montana di Valle Camonica, è stato il comune di Darfo Boario Terme, che ha individuato nel manager di distretto il GAL di Valle Camonica e con questa intesa complessiva abbiamo costruito un progetto che guardava ovviamente a una priorità che è quella delle incisioni rupestri, creando intorno a queste alcuni elementi infrastrutturali che ne valorizzassero la posizione, integrando ovviamente interventi legati propriamente alle incisioni rupestri, come potrebbe essere quello di Capodiponte o di Ceto, con altri interventi più legati alla mobilità, come potrebbero essere gli interventi in prossimità della stazione ferroviaria di Breno o della stazione ferroviaria di Boario Terme, su cui è un altro degli interventi qualificanti. Poi altri interventi ovviamente diffusi diversamente, che sono andati a valorizzare anche attraverso interventi non straordinari in termini economici, ma puntuali, altre situazioni. E mentre questo ruscello continua a scorrere ad fontem iugis acque, direbbe Virgilio, noi vi parliamo della tonalina. Parliamo di tonalina, che cos'è, che prodotto è, dove nasce e come viene prodotto da Andrea Vezzi. Allora, la tonalina è il terzo dei miei formaggi, appunto, che abbiamo parlato. È una formagellina fresca, classica formagellina fresca, latte intero, latte appena munto, viene lavorato di subito. Il nome tonalina, visto che è curiosi, se non ha niente a che vedere col tonale, perché tanti collegano tonalina subito a tonale, ma la tonalina è una stradina, per chi conosce un po' l'Alta Valle Camonica, che dalla statale del Tonale porta a Casa di Viso. Quella è la tonalina, e da lì è venuto appunto il nome tonalina, da quella strada lì. Perché diciamo subito che è una strada particolare, in una valle particolare, con una erba del tutto particolare. Beh, chiaramente, è la valle, è la strada secondaria che porta appunto a Casa di Viso, che collega Casa di Viso col mondo, chiamiamolo. E visto che appunto abbiamo il silt al Casa di Viso, dare un nome che avesse un significato, appunto, mi è sembrato opportuno, visto che è una bellissima strada, negli alberi, con del gruppo dei baite, usare quel nome per la mia formagella. Si parla molto di turismo enogastronomico. Ci sono imprenditori in questo settore in Valle Camonica che fanno la differenza. Armando Salvetti. Vediamo che i turisti sono sempre più legati alle ricette del territorio, quindi noi proponiamo nelle nostre pause pranzo sempre dei prodotti legati alla farina di segale, alla farina di castagne e ricette anche dei territori vicini. Per noi ovviamente il turista è una fonte fondamentale per le nostre attività, e vediamo che riusciamo a incrementare ogni giorno la nostra offerta grazie a loro. Noi tentiamo di essere innovativi e proporre
sempre nuovi prodotti, sempre con un forte legame al territorio e alla storia della nostra valle. Noi adesso stiamo potenziando anche attraverso l'e-commerce sui nostri siti internet questa possibilità, quindi il turista arriva nei nostri punti vendita, acquista i prodotti, se vuole riceverli a casa a Milano, Brescia, Bergamo o in tutta Italia comunque, ha questa possibilità ed è fondamentale portare fuori la Valle Camonica in tutta Italia, insomma. E con questi splendidi massi di tonalite vi saluto Meteo Più ogni giorno su Più Valli TV. Il programma è stato offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, Helicopter Service.